Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV. Siamo qui per commentare la terza tappa del Giro d'Italia che si è appena conclusa alla Grado Valdobbiadene di 198 km. Notizie importanti: un italiano, Alessandro Petacchi, ha bissato il successo di ieri e la nuova maglia rosa del Giro, complice una caduta a 10 km dal traguardo che ha coinvolto la maglia rosa di quel momento, Cavendish. Ne parliamo con Angelo Costa, inviato del Quotidiano Nazionale, Carlino, La Nazione e Il Giorno al Giro d'Italia. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Ecco Angelo, qualcosa sia sulla caduta che sull'esito della tappa e sul momento di forma di Petacchi. Beh, la caduta ormai è una costante. Come è successo ieri a Trieste, anche oggi a 11 km dall'arrivo c'è stato un corridore che è andato giù a metà del gruppo e lo ha spaccato in due tronconi. Purtroppo per la volata e per lui, ovviamente è rimasto coinvolto Mark Cavendish, che oggi cercava la rivincita nei confronti di Petacchi. Questo ha agevolato ovviamente il compito sul traguardo di Petacchi, che comunque ha confermato ancora una volta di essere una marcia in più rispetto perlomeno alla concorrenza che ha trovato fino adesso in questo giro. Ecco, fin qui che polso hai trovato per i grandi del Giro, i più attesi? Anche la prima verifica è stata dalla cronometro squadre, poi poco altro, però forse già puoi aver intuito come stanno le cose, le condizioni di forma. Ma a guardare la classifica è messo meglio Armstrong di basso, per parlare dei due nomi di cartello di questa corsa. Ma in realtà diciamo che la verità comincerà a venire fuori da domani sulle prime salite, perché già domani cominciano le montagne, e anche perché si è fatto un gran parlare di questi secondi che Basso ha perso prima nella cronosquadra e poi ieri appunto causa una caduta che ha frazionato il gruppo a Trieste. Mentre magari si è notato meno che Armstrong è un po' più goffo rispetto a quello che si vedeva al Tour nei panni del dominatore. La vera verifica è domani sulle salite, e degli altri protagonisti vale lo stesso discorso. Ancora stata poca strada, ecco, forse l'unico che può lamentare il primo vero KO è il russo Denis Menchov, che oggi ci ha rimesso un minuto e mezzo nella caduta appunto che ha spaccato il gruppo. Ecco, noi abbiamo visto oggi nel finale degli assalti di Bruseghin e poi di Visconti, però fin qui è stato naturalmente il regno degli sprinter. Domani è presumibile che ci siano invece degli arrivi, diciamo, di gruppetti oppure addirittura isolati? Beh, domani si arriva in salita a San Martino di Castrozza, quota 1650 metri, c'è una salita da fare anche prima, quindi anche se non un test di quelli durissimi, però comunque un test. Domani cominceremo a vedere chi vince il giro, ma chi può cominciare anche a perderlo. Molto bene, grazie ad Angelo Costa, arrivederci Angelo. Ci sentiamo domani, arrivederci. I prossimi appuntamenti con il Giro d'Italia.